balloon è un dispositivo che può essere attivo o passivo per l'adattamento di una lina sbilanciata in bilanciata e viceversa. Il termine balloon, infatti, deriva proprio dall'unione di balanced e unbalanced. Un po' come modem deriva dalla contrazione di modulatore e demodulatore. La fantasia scarseggia. I dispositivi video balloon devono essere necessariamente utilizzati a coppie. Il trasmettitore bilancia il segnale video, che normalmente è sbilanciato a 75 ohm, dividendolo su due fili e portandolo a 100 ohm. Il ricevitore cattura questo segnale bilanciato e lo sbilancia nuovamente, perché possa essere riconosciuto dal dispositivo di acquisizione video. E per semplificare il riconoscimento fra ricevitori e trasmettitori, i video balloon HR hanno nel codice rispettivamente una R e una T. La capacità dei video balloon di bilanciare il segnale, sommata alle caratteristiche del cavo UTP, permette di trasportare il segnale video a grandi distanze, mantenendone inalterata la qualità. E soprattutto questo risultato si ottiene in maniera semplice ed economica. Una piccola parentesi sul cavo UTP, che ha parte attiva in questa storia. Si tratta di un cavo molto economico e facile da gestire, perché ad esempio è molto più morbido e flessibile del tradizionale RG59. Inoltre è molto sicuro, perché essendo composto da 4 coppie, posso decidere se usare 4 telecamere o tenermi 3 coppie di scorta. E andiamo a vedere come si compone la gamma dei video balloon HR. Eccoli qui, gamma completa, ci sono gli attivi e i passivi. Ed è possibile utilizzare ciascun prodotto in coppia con qualunque altro della gamma. Una nota importante, gli HR202TR, vale a dire i passivi, possono essere utilizzati sia come ricevitori che come trasmettitori. Ci sono poi il singolo canale per collegamenti point to point e i canali multipli. Quello che è utile capire è che realizzando i corretti accoppiamenti è possibile coprire tutte le necessità ed arrivare fino a distanze di 3 km per il segnale in bianco e nero e a 2,4 per quello a colore. E poi ancora, con i modelli HR302TR è possibile trasportare oltre al segnale video anche quello audio e in più l'RS485, cioè il segnale che permette di controllare la SpeedOM HR. Ultimi arrivati della famiglia. Gli HR213T ed R sono in grado di portare su un solo cavo, oltre al segnale video, anche l'alimentazione. E siccome sono bidirezionali, ecco che il segnale video va dalla telecamera al DVR, mentre l'alimentazione fa il percorso inverso. Insomma, utilizzando le giuste combinazioni di attivo-passivo, canali e modelli, è possibile avere sempre la migliore qualità in relazione alle necessità dell'impianto. Il che vuol dire che esiste un limite massimo da considerare, ma anche un limite minimo. Se devo coprire una distanza inferiore ai 500 metri, non è il caso di usare due video balloon attivi, perché sarebbe controproducente. Il segnale sarebbe troppo amplificato e risulterebbe distorto. Meglio in questo caso usare il trasmettitore passivo HR202T, che non amplifica il segnale, ma permette l'uso del cavo UTP con ricevitore più adatto alle esigenze. Una carrellata veloce sulla semplicità di installazione. Insomma, i vantaggi di utilizzare i video balloon HR sono evidenti. Copertura di grandi distanze, semplicità di installazione, risparmio sul materiale e sui tempi. Pensate a un grande albergo o a un ufficio con un cablaggio strutturato. Invece di tirare centinaia di cavi, vi basterà collegare i video balloon HR e sfruttare la rete esistente. Una bella comodità, no?